del canale Vetonguard. Ciao a tutti e ben ritrovati. Sono contento di riprendere attività sul canale musicale per due motivi. Uno, il video di cui vi parlerò oggi parla di una band che seguo da tantissimo tempo, e due, è una band che in questo caso mi è stata consigliata di riscoprire da un utente di voi, Mauro, che saluto e ringrazio per avermi consigliato The Kingdom, ovvero l'ultimo album dei Bush. Riprendo dunque l'attività sul canale musicale, seppur ormai non sia più quello principale. I video più frequenti pubblicati li trovate sul secondo canale, Matthew Torga, il canale sportivo che si occupa di motori di baseball, lo trovate qui sotto in descrizione come sempre insieme alla pagina Facebook. Per quanto riguarda invece The Kingdom, è l'album appunto, come vi dicevo, dei Bush, una band inglese che ha come frontman Gavin Rossdale, e se non ci fosse Gavin Rossdale, secondo me quest'album passerebbe molto di più di anonimato rispetto a quanto non lo sia. I Bush, per la cronaca, vengono da un lavoro che non è stato proprio esaltante, per usare un eufemismo, anzi mi ha fatto ampiamente cagare, devo essere onesto, che fu Black and White Rainbows, album di un paio di anni fa se non erro. Con questo The Kingdom, diciamo, i Bush si provano a risollevare dopo quel disastro dell'anno precedente dove salto soltanto Mad Love, che è una ballata esattamente come le altre. Qui c'è un evidente ritorno, un evidente segno, diciamo, di quel grunge che ha caratterizzato la band inglese, post grunge meglio in realtà, i Bush sono attivi dagli anni 90, un post grunge che molto ricorda lo stile originario dei primissimi album dei Bush, che è stato però trasportato in un 2020 che da questo punto di vista ha offerto veramente poco. Se appunto, dicevo, la strumentale ricalca tantissimo lo stile dei Bush, che era presente già dai primi album dal quale io li conoscevo, e li ho conosciuti tra l'altro tramite la colonna sonora di uno dei primi Need for Speed, in particolare conobbi la canzone The People Love the Love, che è appunto una canzone palesemente post grunge. Ecco, prendete quella canzone che è del 2001 e trasportata nel 2020 e otterrete un album molto interessante, appunto, che è The Kingdom. Certo, non è un album capolavoro, perché ripeto, non ci sono tutte queste grandi variazioni di stile, non ci sono grandi aggressività, ma ci sono delle canzoni che sono più azzeccate al contesto rispetto ad altri. Per esempio, la mia personale top 3, ve la faccio così proprio al volo, metterei appunto, non necessariamente in quest'ordine, Flowers on a Grave, che è peraltro la prima track dell'album The Kingdom, una track sicuramente molto interessante che vi fa già comunque impostare bene tutto l'ascolto. Mi è piaciuta anche molto Ghost in the Machine, mi è piaciuto anche Fallen Away, che è l'ultima canzone che chiude l'album. Di certo non mancano alcune pecche, non mancano alcune canzoni che non mi sono piaciute, vedi per esempio Bullet Holes, che è per esempio una canzone utilizzata nella colonna sonora del film Jock Wind 3, questa non mi è piaciuta particolarmente, non mi è piaciuta neanche, per la verità, la seconda parte dell'album. Se devo salvare una parte preferisco la prima, la seconda soprattutto per quanto riguarda le track 9, 10 e 11 non mi sono particolarmente piaciute, e comunque Falling Away dà una giusta chiusura a un album che comunque si merita una sufficienza piena, anche abbondante. È comunque un buon risollevamento rispetto a Black and White Rainbows, e qualche canzone secondo me può farvi ricordare quei Bush che mi hanno fatto comunque esaltare all'epoca quando li ascoltai. In particolare, se cercate una canzone tipica post grunge del magari primi anni 2000 fino agli anni 90, trasportata nel 2020, io vi consiglio assolutamente Flowers on a Grave, che vi farà secondo me impostare già un ascolto interessante. È un album, come appunto vi dicevo, che promuovo, perché comunque che se ne dica, è un album molto interessante, molto meglio del precedente, e ovviamente fatemi sapere che cosa ne pensate voi in un commento qui sotto. Fatemi sapere dunque cosa ne pensate, la recensione finisce qui, vi ricordo di iscrivervi al canale musicale e anche al canale sportivo che trovate sempre qui sotto in descrizione, e saluto da parte di Vetonguard e ci vediamo presto in un prossimo video.